Buon compleanno a noi! 12 anni! 12 anni di Orion, Morgana! 12 anni di Orion! Porca troia, con che faccia mi faccio vedere dopo un anno dall'ultimo video pubblicato? Ciao a tutti, ragazzi! Ben ritrovati sul canale Orion. Io sono sempre Gian Andrea, lei è Morgana, e vi do il bentornati su questo canale. Sono vivo! Nonostante gli ultimi aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 9 mesi infernali. Piccolo recap per chi si è perso che cosa è successo. Ho comprato casa a gennaio, a metà aprile sono partiti i lavori in corso, ma io a fine aprile ho dovuto lasciare il mio vecchio appartamento. Quindi io da aprile a quello che doveva essere fine maggio e poi è diventato metà giugno e poi è diventato data da destinarsi, sono diventato praticamente nomade, un mezzo senza tetto. Quindi mentre gli operai facevano i lavori in corso in casa, io ho passato un mese e mezzo nell'ufficio di Intel a vivere lì dentro. Poi ho vissuto un mese e mezzo da Pietro, un mio collega fonico di doppiaggio. Poi una settimana ho fatto da cat sitter per Saidonia e Chiara. E poi ad agosto mi sono trasferito qui, dove l'unica cosa funzionante era il lavandino in balcone e uno dei gabinetti. E la camera da letto, quella era pronta. Il resto era ancora tutto un cantiere, ma non avevo alternative. E insomma, capite bene che in queste condizioni è un po' difficile doppiare. Sono riuscito a... cioè, i lavori in corso hanno proseguito a singhiozzi finché bene o male un paio di mesi fa. Non hanno completato il grosso dei lavori, mancano poche cose. Non ho ancora l'acqua calda, il riscaldamento e il gas, ma vabbè, docce fredde per me. E piano piano sto organizzandomi la vita. Ho ripreso a streamare in modo da tornare un minimo presente sul web, anche se non ho mai smesso tramite appunto il canale Twitch di Intel. E manca poco al tornare appunto attivo praticamente al 100%. Adesso faccio passare delle diapositive della situazione che c'è in alcuni dei luoghi di casa mia, dove potete capire il disastro che c'è tuttora. Ma soprattutto quello che vedete adesso è l'armadione dove metterò appunto la nuova postazione di doppiaggio. Come potete vedere è ancora un work in progress, perché mi devono ancora arrivare le ante, mi devono arrivare ancora un paio di pezzi, però qui è dove costruirò il mio nuovo audio booth fatto in casa, dove poter registrare. Voi però mi dite giustamente: porca troia, ma tu dopo il video di Domix e l'annuncio dell'adattamento di Vox Machina contavi di tornare? Sì, era gennaio, poi si è fatto aprile ed è successo quello che è successo. E nel frattempo ho lavorato comunque un botto. Per molti di voi tutta questa storia è nuova, perché ne ho parlato molto di più su Instagram, perché mi era più facile condividere le mie sventure e le mie sfighe, ma anche appunto gli altri lavori che mi hanno tenuto impegnato durante il corso degli scorsi mesi, come appunto Vox Machina, tra 10 giorni esce la seconda stagione, Jujutsu Kaisen, Haikyuu, Assassination Classroom, Kotaro abita da solo, The Wilds, As We See It. Sono tutte cose su cui ho avuto modo di lavorare, l'adattamento di Gangs of London della sua seconda stagione, l'adattamento è mio. In questi giorni sto adattando adesso un altro prodotto di cui non posso parlare, ve ne parlerò a tempo debito, e sto lavorando al doppiaggio di altre cose di cui non posso parlare, ve ne parlerò a tempo debito. Sono stato veramente veramente impegnato, nonostante la vita assolutamente infernale. Cioè, io giravo con una valigia in una mano e il monopattino elettrico nell'altra. Ma vabbè, sono vivo, ce l'ho fatta. Siamo quasi alla fine di questo viaggio in cui per 6 mesi non ho avuto docce calde se non scroccandole da amici, vicini e parenti. Ringrazio le fiere del fumetto che mi hanno invitato, perché così potevo approfittarne per farmi una doccia calda. Arigato. È stato un percorso estremamente lungo, faticoso, stressante. Ho capito qual è il mio massimo, sono 5 mesi e mezzo. 5 mesi e mezzo di nomadaggio sono il massimo che posso reggere a livello di stress, fatica e simili. Le mie occhiaie non sembrano così male ai miei occhi, forse perché ho visto di peggio sul mio volto, però questi sono appunto i pezzi che devono andare dentro l'armata. Scusate se è sconclusionato, però appunto era da mo' che volevo fare un video di aggiornamento per tutti quanti voi. Volevo aspettare un momento topico e direi che il 12° anniversario del canale potrebbe essere un'ottima idea.
Spero di tornare quanto prima, di poter finalizzare i lavori dell'audioboot, così da poter registrare nuovi video di doppiaggio. Come ho già detto, non tornerò a pubblicare un video a settimana, non ne ho le forze né il tempo. Però appunto, non lasciarvi vergini di nuovi video, quello è, diciamo, l'obiettivo. Vediamo bene. Detto questo, ragazzi, grazie per la pazienza. Se avete delle domande sugli ultimi mesi, su quello che cazzo è successo, roba del genere, potete farmele tranquillamente qua sotto, sarò pronto a rispondervi. Se appunto non volete perdervi aggiornamenti futuri, attività con Intail, con altri canali, lavori di doppiaggio professionali che ho svolto e che svolgerò, perché ne devono arrivare un po', seguitemi su Instagram, è il luogo dove appunto vi tengo aggiornati. E se poi avete voglia di vedermi più spesso, Twitch è un luogo dove io mi riesco a prendere quelle 3-4 ore la settimana per giocare ai videogiochi, perché sennò non avrei modo di farlo, perché sono troppo assorbito dal lavoro, Dio santo. Niente, grazie a tutti. Miau. E miau. Miau. Amore mio, io sono stato 5 mesi senza di lei, è rimasta a casa di Chiara. Morgana è rimasta per 5 mesi a casa di Chiara. Le avevo detto, me la puoi tenere per 3 settimane? Sono diventati 5 mesi e mezzo. Avevo una paura fottuta che mi disconoscesse. Per fortuna non è successo. Comunque, da me, da Morgana, dal canale Orion, un saluto e ci vediamo presto.